Primo, non ho avuto grosse difficoltà nell'apprendimento della materia e come me tanti altri. E come me, ancora oggi, gente della mia età, che hanno 40 anni e che lavorano in tantissimi ambienti lavorativi, ancora ricordano che questo esame che si chiamava economia industriale, va a cambiare 30 nomi, però diciamo a lungo si è chiamata economia industriale e economia politica, era l'esame che più vi ha lasciato. E nel senso qui la capacità di Gianfranco di raccogliere tutti questi testi è stata tale che ha addirittura riuscito a semplificare Marx, ma nel senso di non banalizzarlo, perché le parole sono proprio di Marx, ok? E questa è la grande differenza. Non è una semplificazione, un compendio o qualcosa del genere, come è stato anche fatto negli anni passati, ma è stato proprio Marx che parla, ma utilizzando delle parti dei testi che noi sappiamo bene essere molto complicati, che però sono stati digeriti da tutti gli studenti, perché poi di fatto appunto chi l'ha studiato era abbastanza, era obbligatorio l'esame, quindi erano state diverse generazioni, hanno avuto risultati assolutamente importanti. Accennava Carlo alla questione della formazione, è chiaro che uno degli obiettivi di questo testo è quello della formazione, cioè di proporre una sorta di manuale che possa essere utilizzato ai fini della formazione soprattutto per nuove generazioni, ma anche per quelle passaggi non sarebbe altro. Per quello che ne sappiamo in questo momento, a parte me che lo utilizzo all'università, questo testo non ho mai incontrato alcun tipo di problema, io insegno alla seconda università di Napoli, ci faccio con l'internazionale con questo volume, lo utilizzo anche in un corso di economia politica che facciamo all'Università Popolare Antonio Gramsci, e verrà adottato probabilmente in alcune università, tra cui forse anche qui a Milano, come dicevano, ma sicuramente a Roma, alla Sapienza, e anche a Napoli probabilmente, perché diciamo che escludendo anche la postfazione, però la Gianfranco, d'accordo siamo stati io, Gianfranco e Sergio, diciamo l'editore, per mettere la postfazione alla fine, anche perché così concedeva la possibilità ai lettori di leggere prima Marx e poi, se volevano, anche la postfazione, che è una parte successiva. E diciamo che comunque i risultati sembrano ancora una volta confermati quelli che erano nel passato, sebbene Gianfranco non insegni più perché purtroppo anche già è andato in pensione. In ogni caso, anche i gruppi che stanno cominciando ad utilizzare questo volume come autoformazione, anche al di là della presenza del docente, non stanno trovando grosse difficoltà. Quindi io invito che facciano tutti quanti, se avete intenzione di fare dei gruppi di formazione o qualsiasi cosa del genere, considerate che questo può essere uno strumento molto importante. Insomma, è stato già utilizzato e ha avuto degli ottimi risultati. Le tematiche che sono state affrontate all'interno del testo sono tutte quelle che riguardano Marx e il marxismo. Inevitabilmente si parte dai modi di produzione, si parla del mercato del lavoro, si parla del macchinismo, insomma è organizzato come se fosse un manuale, anche questa è la sua peculiarità, secondo me è uno dei punti che fa vantaggio di questo testo. E ovviamente si parla anche dell'imperialismo, che è una tematica anche questa di cui purtroppo si è parlato fin troppo, però dimenticandoci, se vi ricordate quando sono usciti i libri di Negri sull'impero, cioè nel colonialismo, tutte queste parole che sono state abusate purtroppo, no? Anche nei nostri ambiti, e hanno portato ovviamente su binari morti, vengono qui contestualizzate secondo me con le parole di chi ha scritto, le parole di Lenin, di Bukharin, di Hobson, Hobsbawm, tutti quanti sono Hitlerin, per cui diciamo sono i testi originali che però sono stati selezionati e riportati in una forma sintetica e ripeto semplice, nel senso che ho detto prima, non banalizzato, e quindi secondo me può essere utilizzato anche a diversi livelli per quanto concerne la formazione. Io non andrei oltre, proprio perché ho parlato di imperialismo lascerei la parola a Maurizio Brignoli, che è un espertissimo di imperialismo, anche perché ha pubblicato con lo stesso editore La Città del Sole nel 2013, mi pare, il testo prima, 2012. 2010 forse. Ah, passano gli anni. E qui lascio qui la parola. Io ricorderei alcune cose che mi sembrano indispensabili, soprattutto poi parlando con i giovani comunisti che non formarsi, non sono giovani. Ci sono alcuni punti che sono indispensabili quando ci si vuole confrontare con l'analisi di Marx e successiva elaborazione e approfondimento di questo pensiero. Il concetto di la teoria del plus valore noi la troviamo ben individuata nel testo di Parra. Senza la teoria del plus valore non si riesce a comprendere il processo di sfruttamento e non si riesce a comprendere lo sviluppo successivo delle diverse tappe del capitalismo.
L'altro concetto che è indispensabile è il concetto di modo di produzione, altro tema che trovate subito presentato bene nel testo di Parla. Il concetto di modo di produzione è quello che ci permette di delineare una concezione materialistica della storia, un divenire di diverse tappe dello sviluppo storico, attraverso anche la dialettica di forza produttiva rapporto in produzione. Poi c'è il concetto di imperialismo. Il concetto di imperialismo che Pala giustamente presenta proprio per una finalità didattica, che è quello di partire da Hobson. Hobson è uno studioso liberale, non è un marxista. Eppure partire da Hobson ha proprio il pregio di permettere di introdurre questo argomento con un testo che forse presenta minori difficoltà che non approcciare immediatamente gli Eni, Bukharin o Ilfardin con la sua opera sul capitale finanziario. Quindi questi tre elementi formano, non vanno considerati separati, ma vanno a formare quello che possiamo chiamare un'unità dialettica, la totalità dialettica che permette di comprendere il modo di produzione capitalistico, e volendo possiamo benissimo applicare anche ai modi di produzione precedenti, sempre ricordando che le leggi economiche non sono leggi terne, le leggi strutturali non sono leggi terne, ma sono leggi che si sviluppano in modo differente all'interno dei diversi modi di produzione. E quindi sarebbe sempre il caso di recuperare Hegel e Marx e Lenin. Lenin ricordava una cosa, lui diceva: non si capisce il capitale di Marx se non si è letta, se non si è capita la scienza della logica di Hegel. Ecco, tutti questi elementi noi li troviamo perfettamente nel libro che parla con l'altro gruppo, libro, non ricordate Carlo Francesco, che nasce da 20 anni di insegnamento. Questi 20 anni di insegnamento hanno anche portato a una selezione che è didatticamente felice. Sono testi che permettono, grazie al taglio in corda, di avvicinarsi, magari per chi lo fa più una volta, a concetti che non sono semplici. Non sono semplici, ma in questo modo diventano affrontabili. Ovviamente si tratta poi di studiare, a recuperare questi testi e andarli a vedere. Io direi un'ultima cosa per quanto riguarda l'imperialismo. L'imperialismo è una realtà con cui noi facciamo i conti da quasi 150 anni. L'imperialismo è una cosa che ha questa datazione. L'imperialismo al suo interno ha avuto diverse tappe. Siamo partiti dall'imperialismo nazionale, l'imperialismo multinazionale, quello in cui ci troviamo adesso, quello transnazionale, in cui troviamo capitali provenienti da diversi paesi che dispongono di un unico centro direttivo, che poi questo unico centro direttivo possa avere anche una sede nazionale in uno Stato, non è quello che qualifica in sé il capitale transnazionale, l'imperialismo transnazionale. Ecco, se c'è uno studioso che è stato in grado di delineare le caratteristiche dell'imperialismo transnazionale, ha un grado, secondo me, di completezza e di organicità che non troviamo in altre occasioni, ma è quello proprio di Alfredo Palma. E per questo che la parte finale del testo, la postfazione, non è un di più rispetto ai grandi classici, soprattutto i grandi classici che non sono soltanto i classici della. Sì, non c'è soltanto Marx, Luther, Bukharin, ci sono anche grandi pensatori inglesi, c'è Schumpeter, c'è Keynes, e Gianfranco Pala ha avuto proprio questa città, che era del mezzo, onestamente, ci riesce difficile a trovare, di delineare il capitalismo transnazionale nella sua completezza, ci ha dato proprio le linee fondamentali. Non si starei oltre perché... Sì, dico due parole mie. No, per ringraziare innanzitutto Francesca e Carla che sono venuti qua dall'altro lato dell'Italia. No,
perché io ho avuto il piacere di utilizzare il tuo libro per la critica, per seguire il corso che tiene proprio Francesco. Infatti adesso ti chiedo di dire due parole, non so se l'hai fatto prima, all'Università Popolare Antonio Gramsci, che è un progetto che purtroppo c'è solo a Roma per questo, per il momento, e Francesco non solo è un docente universitario a Napoli, per quanto extra orario fa anche il docente di economia politica presso questa università di iniziativa popolare. Sono compagni che si sono presi, hanno progettato appunto questa serie di corsi. Non c'è solo l'economia politica, ovviamente c'è anche teatro, c'è un corso di giornalismo sul movimento operaio, molto interessante, storia del movimento operaio, che riesce a aiutare le persone che vogliono approfondire determinati temi ma non sanno come farlo, né dove trovare un luogo in cui trovare un luogo in cui farlo, né un testo che sia abbastanza valido su cui farlo, e invece grazie a questa iniziativa di cui adesso vi parlerà Francesco un po' più approfonditamente, io ho avuto la possibilità di usare per la critica come libro per la formazione sull'economia politica, e voi userete anche questo libro. No, vi invito veramente a chi può.